Morelli, tanta attesa è legata a quel piano economico di aiuti finanziari che arriva dall'Unione Europea. Voi come Lega, voi come centrodestra, vi siete cimentati nella riscrittura del piano? Immaginate di poter mettere a valore le vostre proposte in un confronto con il governo? Beh, guardi, questo è l'auspicio, chiaramente. Le idee noi le abbiamo sempre dimostrato, abbiamo fatto molte proposte, ricorderà migliore che nei vari decreti avevamo più volte con delle iniziative emendative fatto proposte che peraltro sono sempre state bocciate, soprattutto nei primi decreti che sono stati oggetto della votazione del Parlamento. Dunque il tema vero sul Recovery Fund i temi veri sul Recovery Fund sono una serie. Il primo, il fatto che il Recovery Fund, ricordiamolo, non sono 200 miliardi che arrivano domani, sono 200 miliardi, forse, che non si sa esattamente quanti saranno, spalmati in vari anni. Si parla dei primi 16-17 nel giugno prossimo, per poi parlare di tutti gli altri. Ma guardi, Stefano, io la ringrazio perché l'inizio di questa trasmissione ha fatto, raccontando la verità, ha realizzato esattamente quello che io avrei dovuto dire in mezz'ora, grazie agli interventi precedenti, tutto è stato, il mio lavoro si è semplificato tantissimo. Primo, il rapporto tra Stato e Regioni è sicuramente stato un rapporto complicato, ma ricordo a Gallio, lo ricordo per primo a me, ricordo a tutti, insomma, l'esempio che ci è stato dato dal governo italiano, dal governo centrale italiano. 5 commissari alla sanità della Calabria che sono cambiati nell'arco di 2 settimane. L'uno che non sapeva che avrebbe dovuto fare il piano pandemico, nominato sempre dal governo. Il secondo che la moglie... Era una nomina che però risaliva ai tempi in cui eravate al governo voi, Morelli, se non ricordo male. Se proprio vogliamo stare sul... Certo, ma questo, guardi, grazie, perché semplifica ancora una volta come... I rapporti tra lo Stato centrale e il governo, a volte il governo dovrebbe far fare ai territori quello che i territori vogliono fare ed esprimere. Certo. Stavo arrivando al secondo, che se vi ricordate il secondo o terzo, ma ho perso anche nella telenovela, l'ho persino perso, quello che aveva il dottore, sì. Il presunto commissario che aveva la moglie che non si voleva trasferire. Insomma, qual è il tema vero? Il tema vero è che purtroppo siamo di fronte a una crisi che voi avete ricordato migliore, ci ha detto che, riportando i dati dal Confcommercio, che purtroppo moltissima parte della struttura economica di questo paese è in gravissima crisi, in drammatica crisi. Dunque, per arrivare a un dunque, la realtà è che sul Recovery Fund Italia Viva giustamente ha fatto la sua campagna politica per una gestione più collegiale, governativa. Ricordo però a tutti quanti che questa è una repubblica parlamentare e che quindi su questo, come sugli altri temi, sarebbe una buona cosa, sì. Semplicemente regola, far passare tutto quanto dal Parlamento. Sergio Rizzo, allora, giusto.